Il primo ad entrare, lui è la stella, è il ballerino, lui è l'uomo del sabato sera, lui è Eddie Maleo! Amici del grande wrestling italiano, un saluto da parte di Simone Rossi e Matteo Guadagnini e benvenuti al main event di The House of the Rising Sun. L'annunciatore, il ring announcer Cobra ha presentato il primo partecipante di questo main event direttamente dalla ICW, Italian Championship Wrestling, la stella del sabato sera, Andy Manero, che arriva qua con i suoi passi di danza come consueto. Eh sì, ex campione interregionale della ICW, vincitore del numero 1 2014, già qualche anno che la sera del sabato sera calca i ring italiani e non solo. Scusate, ma Andy Manero ha chiesto di essere ripresentato. No, attenzione, serve un'introduzione come adatta. Quindi ha chiesto di essere introdotto come il wrestler più forte d'Europa. Sì, molto modesto. Visto il suo avversario, credo di capire perché ha chiesto questa introduzione. Probabilmente sarà un po' di paura verso il suo avversario. Qua se la tira anche con il pubblico, giustamente non ci sta. Il suo avversario, lo abbiamo già visto nello scopo meridiano, ha calcato i ring in tutta Europa. È considerato come ed eccolo qua il suo avversario, direttamente dall'Ungheria, Icarus. L'abbiamo già visto impegnato nel pre-show di questo The House of the Rising Sun, dove ha dato vita ad un match durissimo con Iceman. Eh sì, ricordiamo che ha vinto. Sì, lo ha sconfitto con il suo contro Iceman. Con il suo Message to the Past, la sua gomitata in giravolta, in suo discus elbow drop. È stato veramente un match durissimo prima per lui, anche adesso con Andy Manero non sarà assolutamente facile. È praticamente uno degli uomini che ha portato il wrestling in Ungheria, un pioniere per il wrestling nel suo paese, probabilmente il primo forse wrestler ungherese che crea addirittura una federazione, probabilmente l'unica in Ungheria. Eh sì. Quindi grande importanza internazionale per Icarus. E oggi sarà la sua seconda sfida a Ungheria contro Italia. No, niente. Andy Manero non ci sta ad essere sovrastato psicologicamente da Icarus. Assolutamente no. Arbitro di questo main event, e si parte. E qua il pubblico è subito dietro Icarus. Andy Manero veramente non si fa ben volere, assolutamente. Icarus veramente grande talento, l'abbiamo visto in azione come dicevamo nel corso della serata, e mi ha veramente colpito il suo stile misto strong style e high flying. Veramente colpi tosti e duri. Iceman ha fatto le spese, vedremo se anche Andy Manero in questo main event del primo show della Rising Sun. A fare delle spese appunto è stato uno dei maggiori esponenti dello strong style, se cioè non il maggiore in Italia, cioè Iceman. Quindi questo mi fa rendere conto di quanto sia tosto Icarus. E qua Andy Manero ha già la sua strategia, appena gli ha preso un braccio è subito scappato via, si fa un giretto intorno al ring riposandosi. Qua Andy Manero sta puntando a far innervosire l'avversario. Mi sta facendo una gran figura con l'arbitro. No, assolutamente no.
Vediamo se Icarus ha la possibilità di mettere le mani addosso. Finalmente. Sì, un clinch. Waistlock da parte di Icarus. Poi side headlock. Qua Icarus lo sta portando a scuola. Guarda qua, gli toglie i capelli, gli conta i capelli. E ancora Manero scappa fuori. I capelli no. Urla Manero. Non sia mai, non sia mai. Lui è la stella del sabato sera, deve essere sempre a puntino. Anche un mini pettine che usa, ma dovrebbe concentrarsi più che altro sul match, secondo me. Ma lui è la stella del sabato sera, e quindi prima conta il look, poi il ballo e poi forse il pettine. Anche se questo forse, come dicevo, potrebbe essere tutta una tattica per far innervosire l'avversario. Infatti, ancora. E ci sta riuscendo, ci sta riuscendo, perché Icarus adesso è spazientito. Eh sì. E Icarus esce però, attenzione Andy. Attenzione Andy. Prova a prendere. Oh, e dai. E subito chop. Ed è subito chop. Parafrasando un poeta. Sì. Oh, attenzione, sale sulla terza corda. Missile dropkick. Perfettamente seguito, e questo Manero l'ha sentito. Uno, due. Solo due. Qua Andy Manero, oltre alla furbizia, all'astuzia, non sta facendo vedere nulla, eh. Assolutamente no. Infatti qua Icarus se ne prende gioco addirittura anche con il pettine. Si pettina la sua barba. Adesso però Andy Manero è all'angolo. Preda delle chop durissime di Icarus. Veramente questa anche devastante. Non si immaginare lo stato del petto di Andy Manero in questo momento. L'abbiamo sentita da qui. E ancora, beh, giustamente. Perché essere parsimoniosi? E dai! Sta facendo il giro del quadrato Manero. Siamo già a quota due angoli. Questo è il terzo. No, io comunque mi rifiuto di essere rappresentato come italiano da Andy Manero in questo match. Sta facendo una figura veramente barbina. L'ungherese dimostra superiore per la seconda volta in serata, attenzione. Oh, attenzione. Oh! Primo colpo durissimo di Andy Manero, che fa con un super kick in testa dopo averlo incastrato all'angolo. Uno, due, no. E questa è stata una grande manovra di Andy Manero, perché non se lo aspettava Icarus. Era convinto fosse stordito, e invece l'ha incastrato sul sul paletto, scusate. E poi un super kick. Adesso è Manero a tentare l'attacco, anche se quello era un attacco scorretto. L'arbitro Andrea Malana giustamente lo porta via, lo interrompe la manovra illegale. Qua Andy in corsa. Mamma mia! Due uppercut. E qua c'è il terzo. È partito il treno degli uppercut. Quota 3. Tra l'altro una velocità strabiliante. Finalmente sta facendo vedere qualcosa Andy Manero. Allora forse avevo ragione, era tutta tattica. Eh sì, o probabilmente ha capito che se non fa così Icarus continua a pestarlo. Quindi forse è meglio tirar fuori qualcosa. Adesso che è in vantaggio ci sta facendo vedere diverse azioni degne di nota. Tiene giù ancora Icarus con questo colpo alla nuca. Poi lo strangola, manovra illegalissima. Rischio squalifica per Andy Manero. Qua l'arbitro è stato bravo a mettersi in mezzo, perché Icarus è in netto svantaggio per più di una manovra illegale. E qua Manero ancora con il pubblico, veramente instancabile. Sta facendo il match contro il pubblico praticamente. Sì, infatti. E questo gli costa caro, perché Icarus, no niente, Icarus provava una reazione, ma ancora ginocchiate durissime all'angolo, quindi illegali da parte di Andy Manero. E anche il tempo di tirarsela un po', di sculettare, poi giù con un neckbreaker. Perfettamente seguito. Due. No. Ancora solo no. Due. Ma qua Icarus deve fare qualcosa però, o con l'aiuto del pubblico, o riuscendo a trovare un varco, perché sta subendo da 5 minuti buoni da parte di Andy Manero. Sì, un Andy Manero in questo momento
in netto vantaggio. Forse la sua tattica sta portando i frutti desiderati, ma il match non è ancora concluso. Eh sì, perché mentalmente forse Icarus è stanco, un po' frustrato del fatto che Manero girasse intorno al quadro dopo aver vinto il match. Ma qua vediamo, può rifarsi, calcione. Eccola qua, ecco la classe di Icarus, con un paio di calci stand and di Manero e va vicinissimo alla vittoria. E questo forse è il barco che cercava. No, bloccato con un braccio teso. Devastante. L'ha rivoltato come un calzino qua. 1-2, solo 2. Qua sale la frustrazione di Manero, che veramente la cruzione è stata devastante. Poteva averlo steso, invece Icarus è riuscito a tirare sulla spalla. Vediamo adesso come brancola Icarus, proprio non c'è. Non c'è veramente Icarus, quel colpo l'ha sentito duramente. Sì, qua Andy Manero probabilmente tenta di mettere il punto esclamativo nel match, ma Icarus rovescia tutto. Enziguri. Enziguri all'angolo. Che vuole fare qua? Terza corda. Mamma mia, Frankenstein. Urra Carrana. Sì. Sì, una mossa che ha vari nomi, ma insomma è sicuramente efficace. E due adesso a terra. Doppio conteggio. Però grazie a questa mossa Icarus è finalmente riuscito a riportare la situazione quantomeno in parità. I due si rialzano a fatica, stanchissimi. È stato un match comunque molto intenso dopo che ha preso il via. Attenzione. Manero, attenzione, attenzione a Manero. Attenzione, non va la finisher di Andy Manero, va invece Icarus con una serie di colpi d'avambraccio, ma ancora Message to the Past. Connessa, connessa. 1-2, c'è il kick out. No, incredibile. No, non ci credo, non ci credo. Ha messo giù Iceman. E qua Andy Manero ha fatto veramente una cosa incredibile, perché è riuscito ad alzare la spalla all'ultimo secondo. Mamma mia, Manero. Mi sto ricredendo su Andy Manero. Forse è veramente un osso duro Manero. Fuori dal comune. E allora attenzione, Meltdown. Ma non va, non va. No, alza il ginocchio Manero. E attenzione, DDT. DDT. 1, 2, no. Non è finita qua. Conto di due. Mamma mia ragazzi. Cosa stanno tirando fuori questi due, veramente. Qua la frustrazione comincia a farsi sentire in Andy Manero. Intima all'avversario di stare giù. E riprova, riprova, staying alive. Stavolta va, stavolta connessa, va. 1, 2, no. Wow, e anche Icarus fa vedere di che pasta è fatto qua. Veramente. Entrambi sono usciti dalla finisher dell'avversario. Grande kick out questo, grande kick out, perché ha anche subito il colpo prima. Main event veramente al cardio palma, tutto può succedere adesso. E attenzione qua, Manero. Oh mamma mia! Un uppercut in corsa. E poi dedica la prossima mossa al pubblico. Vediamo cosa ha in mente Andy Manero. Seconda corda. Lo punta. Eccolo, un altro message to the past, stavolta è finita. È finita. È finita, attenzione. Questa è la combo con la Meltdown. Attenzione. Scolare Swanton. Meltdown. A segno. 1, 2. Ma no. Ma cosa? Perché Cobra? No. Cobra ha attaccato l'arbitro. Ma è impazzito. Ma si è addirittura levato la giacca qua. Ma cosa vuole fare? Sale sul quadrato. Cobra, il pubblico della ICW che era qua come presentatore, come ring announcer, si intromette nel match andando a colpire l'arbitro. E qua il pubblico ha ragione, si becca gli insulti Cobra. Cosa vuole da Icarus? Vale. Ma Icarus cazzato nero, stava per vincere. Sì, e qua lo punta infatti. Oh! Un low blow! Colpo basso di Andy Manero, non ci credo. Non ci credo, Cobra! Coupler driver! Coupler driver!
la mossa che da famoso in tutta Italia. Qua Icarus è veramente distrutto. Chiamano un altro arbitro, ma che succede? No, no, non ci credo, non ci credo, non può vincere così Manero. Ma perché l'arbitro risponde a Cobra? E qua il Bonner è entrato e conta il 3, quindi De Manero ha vinto. Ha vinto, è ufficiale. Ma che schifezza è questo finale? Ma perché Cobra si è intromesso in questo modo? Ci deve delle spiegazioni. È veramente assurdo tutto questo. Ma comunque Andy Manero... Poi ha attaccato l'arbitro. Andy Manero era d'accordo, guarda come vanno di d'amore e d'accordo. L'abbraccio. Addirittura l'abbraccio. Oh. Ma che è questo schifo? Qua ci diamo delle spiegazioni assolutamente, perché vergognoso, vergognoso Cobra. Non ci credo, non ci credo. Quindi i dirigenti della Rising Sun avevano dato anche il ruolo di general manager a Cobra, il potere di figura autoritaria nello show, e lui la sfrutta così. E quindi è stato lui praticamente il manovratore di tutto, il burattinaio. La mente è lui e non Manero. Sì, ma io non ho parole. Oh, meno male che arrivano gli Hunters. Hunters, veramente qualcuno a fare giustizia qua. E prende anche la serie Hunter 3, ma non penso che i due salgano sul quadrato, perché Cobra e Manero sono scappati. Sono due conigli. Salite sul ring se avete il coraggio. Salite sul ring, sti due marcioni. Guarda qua, Cobra che sfrutta il fatto di essere una figura autoritaria per far vincere il suo protetto, soprattutto per rovinare quello che era un grandissimo main event. Qua solo l'intervento delle Hunters ha portato un po' di ordine, perché veramente l'ho vista brutta per Icarus quando erano 2 contro 1. Sì, lo stavano per decapitare. Per fortuna Kronos e The Entertainer hanno evitato il peggio. Finale amaro per questa House of the Rising Sun, ma meno amaro di quanto poteva essere, di quanto rischiava di essere. E adesso il saluto da parte dei Head Hunters con Icarus. E su queste immagini noi siamo giunti al momento dei saluti, quindi da The Shark, Simone Rossi e da Matteo Guadagnini, l'appuntamento è al prossimo grande evento della Rising Sun. Noi ci saremo e voi?